Lunedì sera Apple ha presentato i nuovi iMac, i nuovi MacBook ed i nuovi MacBook Pro 2017, oltre al potentissimo iMac Pro che uscirà a dicembre. In questo video vediamo nello specifico gli iMac. Esteticamente non ci sono stati stravolgimenti, ma è all'interno che troviamo grandissime novità, come i nuovi processori Kaby Lake, nuove GPU dedicate, presenti addirittura sui modelli da 21 pollici e mezzo, a parte il modello base, una RAM più capiente con una frequenza più veloce ed unità flash più veloci fino al 50%, oltre ad essere capienti fino a 2 TB. Per quanto riguarda i Fusion Drive, come per i modelli precedenti, arrivano a un massimo di 3 TB. Oltre ad un display Retina ulteriormente migliore e la compatibilità con la realtà virtuale, troviamo due nuove porte Thunderbolt 3. Apple ha presentato anche un nuovo accessorio, la nuova Magic Keyboard con il tastierino numerico. Cominciamo dai processori. Troviamo CPU di settima generazione veramente potenti, CPU i5 e i7. L'iMac da 21 pollici e mezzo base c'ha ancora una CPU dual core, migliore comunque rispetto a quella del modello precedente, perché questa c'ha una frequenza di clock di 2,3 GHz. Con Turbo Boost fino a 3,6. Il modello intermedio ed il modello top di gamma da 21 pollici e mezzo, quelli con il display Retina 4K, hanno CPU quad core, rispettivamente hanno una CPU i5 3,0 GHz con Turbo Boost fino a 3,5, mentre il top di gamma ha una i5 a 3,4 GHz con Turbo Boost fino a 3,8. I modelli da 27 pollici hanno tutti i display 5K e hanno tutti i CPU quad core. Rispettivamente, dal modello base al top di gamma, troviamo una CPU i5 a 3,4 GHz con Turbo Boost fino a 3,8, una CPU i5 a 3,5 GHz con Turbo Boost fino a 4,1 e per il top di gamma una CPU i5 a 3,8 GHz con Turbo Boost fino a 4,2. Se acquistiamo gli iMac online possiamo configurarli con CPU più potenti. I due iMac Retina 4K da 21 pollici e mezzo possono essere configurati con una CPU i7 quad core a 3,6 GHz con Turbo Boost fino a 4,2. I modelli da 27 pollici invece, a parte il modello base, possono essere configurati con una CPU i7 4,0 GHz con Turbo Boost fino a 4,5. Passiamo adesso invece alle GPU. Sono stati fatti passi in avanti. L'iMac base da 21 pollici e mezzo ha la grafica integrata Intel Iris Plus Graphics 640, mentre i due modelli da 21 pollici e mezzo con display 4K hanno rispettivamente la GPU dedicata Radeon Pro 555 con 2 GB di memoria video dedicata e la Radeon Pro 560 con 4 GB di memoria video dedicata. Gli iMac da 27 pollici hanno invece GPU più potenti, rispettivamente partendo dal modello base al top di gamma, troviamo le Radeon Pro 570, 575 e 580. Le prime due hanno 4 GB di memoria video dedicata, l'altra, quella presente sul top di gamma, c'ha addirittura 8 GB di memoria video dedicata. Passiamo adesso invece alla memoria RAM. Purtroppo anche quest'anno tutti i modelli vengono venduti con 8 GB di base. Il lato positivo però è il fatto che la RAM di questi iMac è più veloce di quella presente sui modelli vecchi. La frequenza della RAM del modello base è di 2133 MHz, mentre la frequenza della RAM di tutti gli altri iMac è pari a 2400 MHz. Se li acquistiamo online possiamo configurarli con più memoria, fino a 16 GB per il modello base e per l'intermedio dei 21 pollici e mezzo, mentre si può configurare fino a 32 GB il top di gamma dei 21 pollici e mezzo. Per quanto riguarda gli iMac da 27 pollici, sono configurabili fino a 64 GB, a parte il modello base che è configurabile solo fino a 32, solo per modo di dire.
Parliamo adesso di storage e di archiviazione. Purtroppo Apple non ha ancora eliminato quei lenti hard disk da 5400 giri al minuto. Infatti sono ancora presenti sul modello base e sul modello intermedio dei 21 pollici e mezzo. Il top di gamma dei 21 pollici e mezzo invece viene venduto con un Fusion Drive, proprio come avviene con i 27 pollici. Se acquistiamo gli iMac online possiamo configurarli con dei Fusion Drive più capienti, fino a 3 TB, oppure con delle unità flash capienti fino a 2 TB. Le nuove unità flash sono più veloci fino al 50%. Sul fronte connettività l'unica novità sono le due porte Thunderbolt 3 di terza generazione. Infatti sono rimaste le 4 porte USB 3.0, lo slot SDXC per le memory, il jack audio da 3,5 e la porta Gigabit Ethernet. Sono solo scomparse le 2 porte Thunderbolt 2 per far spazio appunto a quelle di terza generazione. Per quanto riguarda i display esterni, i nuovi iMac possono simultaneamente supportare la loro risoluzione nativa Full HD per il modello base da 21 pollici e mezzo, 4K per gli altri 21 pollici e mezzo e 5K per i 27 pollici, più un display in risoluzione 5K, due display in risoluzione Ultra HD 4K, oppure ancora due display in risoluzione 4K. I nuovi iMac presentati da Apple lunedì sono finalmente compatibili al 100% con la realtà virtuale. Il display è stato migliorato. Con 1 miliardo di colori, una luminosità pari a 500 nit, una densità di pixel talmente elevata da non distinguerli e lo spazio cromatico P3, ci troviamo di fronte al miglior display Retina mai creato, spesso soli 1,4 mm. Concludiamo adesso con i prezzi dei nuovi iMac. Partiamo dai 21 pollici e mezzo. Il modello base costa 1.350 euro. Il modello intermedio con display Retina 4K costa 1.550 euro ed il top di gamma dei 21 pollici e mezzo, sempre con display Retina 4K, costa 1.750 euro. Passiamo adesso invece ai 27 pollici. Il modello base costa 2.200 euro, l'intermedio 2.400 ed il top di gamma 2.700. Se acquistiamo questi iMac online possiamo configurarli con gli optional come CPU più potente o più memoria RAM, però il prezzo salirà, aumenterà. Queste sono le novità dei nuovi iMac. Non mancherà un video dedicato alle novità dei nuovi MacBook e MacBook Pro, oltre ovviamente a un video sul potentissimo iMac Pro.